No. Allora, i tuoi personaggi, comincerei da Maggie. Si è molto parlato anche, insomma, di tu hai subito del cyberbullismo, no? Sì. Come l'hai superata? Ho superato il cyberbullismo perché se quello che scrivono non è proprio quello che penso io, per me non conta nulla quello che dicono. Anche perché sono superiore a queste cose, cioè vanno e vengono. Di sicuro non ci possiamo fermare sul primo problema. Brava. Sai, ti devo dire una cosa, che molte volte si parla di questi social che sembrano, no, quando gli i famosi haters, gli si dà più importanza di quello che hanno. Spiego, perché secondo me la maggioranza che vi vuole bene, che vi sostiene, eccetera, è silente. Sbaglio, Paola? Assolutamente. Quindi questa è una piccola minoranza che però è rumorosa, per cui sembrano molti di più, ma sono proprio quattro deficienti. Sì. Ecco, anche quindi un lo po' volevo frustrati. Dire. Che poi si nascondono dietro una tastiera perché secondo me hanno ancora più paura, quindi. Anche paura, non hanno esatto. Le palle di dirtelo in faccia. Eh? Non hanno le palle di dirtelo in faccia. Esatto. A proposito, appunto. Un potere di sintesi questa ragazza, professore, complimenti straordinario. A proposito di bullismo. A proposito di bullismo, di discriminazione, ricordiamo che proprio l'altro giorno, ricollegandoci al calcio, le 20 squadre di Serie A hanno fatto una sorta di lettera, di manifesto contro il razzismo, che purtroppo continua a imperare un po' negli stadi di tutta Europa, non solo in Italia. Non solo in Italia, ecco, però più giustamente ci vuole una, certo. Una risposta, denunciare, una risposta parlando, secca. Ma sbaglio, è la prima volta che tutte le società insieme portano avanti una battaglia, sì, in una questo battaglia, senso? Sì. Quello che ho notato, lo chiedo naturalmente ai ragazzi del collegio, anche al professore, quest'anno diciamo che chi si eleva dalla massa, cioè le persone particolari, speciali, come possono essere Maggie, che è un po' passata come la, passami te, la secchiona che sa sei lingue, il cinese, eccetera, eccetera, come Claudia, che è comunque ribelle, intemperante, certo. Come il nostro Mario, che è molto sensibile, più sensibile della maggior parte. Chi si eleva dalla massa viene in qualche modo bullizzato. Sì, certo, bullizzato. Cioè questa cosa qui è venuta fuori al collegio tanto mai quest'anno, però è anche della società evidentemente, un segnale, sì, sì. Cosa dite voi? Ma io dico, questa è la verità, però secondo me una persona deve essere com'è, non deve mai seguire il gregge, il gruppo, perché è ovvio che lo può seguire, però deve avere le stesse idee del gruppo, se no, se non le hai... Pazienza, fai quello che vuoi, ma devi andare con la tua testa, così sei responsabile delle tue azioni, che possono essere sia negative che positive. Claudia? Io sono dell'idea che c'ha ragione, perché comunque nel senso se hai una tua idea, un tuo sviluppo, cioè devi portarlo avanti, e invece se poi vai dietro una massa, dietro appunto come ha detto lei, dietro al tuo gruppo... Senti, come ma dire? Ti sei un po' addolcita uscendo dal collegio dove peraltro sei stata espulsa, ecco, lo vogliamo ricordare. Cioè, ti sei un po' addolcita anche nei confronti dei tuoi genitori o questa cosa ti ha semmai reso ancora più aggressiva? Cioè, nel senso, come dire, è sempre stato questo il rapporto tra noi, quindi se cambia o meno, sì, è cambiato un po', però nel senso io ho sempre avuto un lato dolce, però... Lo nascondo e faccio, come dire, casino. Perché lo nascondi? Perché poi alla fine ti senti più debole a far vedere questo lato? No, più no, nel senso lo faccio vedere solo a chi voglio. Brava. Qui non c'è nessuno che vuole far vedere il tuo lato romantico? No, ci sono, c'è gli amici, ma poche persone. Non ha fidanzati, ma tanti corteggiatori, mi ha confidato prima. Aspetta, che vedrai che va tutto bene. Mario, cosa pensi? Beh, lui c'ha la fila di ragazze. Sì, La fila di ragazze. Sì. Vedi, ma questa è una cosa nuova. Questa è una cosa nuova, secondo me, Mario. Sai perché? Perché fino all'anno scorso era più il ragazzo, diciamo,
non dico il bullo, però quello che insomma si faceva vedere molto sicuro di se stesso, dava l'idea di esserlo. Quest'anno invece quello che ha più successo alle ragazze è un sensibilone, un orsacchiotto come te. Perché insomma, spesso ti fai tenerezza alle ragazze o no? Sì, più o meno spesso, però voglio dire che molto spesso io sono troppo sicuro delle mie idee e sono troppo schietto. E in collegio, rapportandomi comunque con persone in un altro contesto, ho imparato molto spesso devo magari starmi zitto o esporre ciò che penso in maniera più delicata. Un'altra cosa che penso, riprendendo l'argomento del cyberbullismo, sì, è che secondo me la gente non sa che fare, insulta a caso. Le spiego subito perché. Sì. Io ho creato ogni app, il mio password addomesticato, un profilo per giocare. Gli arrivano gli insulti. Gli arrivano le minacce di morte. A un passo. Passerò. Questo dimostra. Lasciate stare gli app. No, ma questo dimostra che la gente non ha nulla da fare, quindi insulta a caso. Esatto. E non bravo, questo ci piace. Bravo. Se trovassero qualcosa da fare.